È stata inaugurata mercoledì 4 ottobre 2023 la scuola materna e media di Gemini dopo l'esecuzione di importanti e significative opere di riqualificazione energetica e strutturale. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Salvatore Chiga, della presidente del consiglio Maria Venere Grasso, dell'assessore ai lavori pubblici Alessio Meli, del dirigente scolastico Antonio Caputi, presenti anche don Antonio Mariano, parroco della parrocchia San Francesco d'Assisi di Gemini, ed il vescovo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, che hanno preso la parola al dibattito insieme agli amministratori. A seguire taglio del nastro e la benedizione dell'edificio, si è concluso così il momento inaugurale dell'edificio scolastico tanto atteso. Finalmente siamo arrivati al termine di questo importantissimo tragitto. Era un obiettivo programmatico all'interno del nostro programma elettorale, quello di restituire ai geminiani e a tutta la comunità di Ugento questa scuola con un efficientamento energetico fatto come si deve, e quindi abbiamo la possibilità da domani di poter far usufruire a tutta la cittadinanza di questa scuola materna e media. Siamo veramente contenti e non vediamo l'ora di inaugurarla. Istruzione al centro e bene dei bambini, investimenti mai fatti in tema di riqualificazione e ristrutturazione di edifici scolastici, efficientamento energetico, ed è il frutto di un enorme sacrificio da parte di tutti, sia perché il Comune di Ugento era stato escluso dai finanziamenti, in una prima istanza abbiamo dovuto affrontare una battaglia giudiziaria non indifferente per vederci riconoscere i nostri diritti, e poi naturalmente tutta l'odissea, come ormai succede in tutte le opere pubbliche, dell'inizio sino alla fine. C'è una quota di cofinanziamento importante anche del Comune di Ugento con fondi propri di oltre 300.000 euro e 1.070.000 con fondi regionali. Una sinergia importante che adesso restituiamo ai nostri ragazzi, con la speranza che la sappiano custodire, valorizzare e studiare con grande attenzione e dedizione, perché abbiamo bisogno di giovani preparati e rispettosi del bene pubblico. L'amministrazione comunale ha dovuto faticare non poco per garantire questo, si dirà, eccellente risultato. E l'amministrazione è già impegnata dal precedente mandato per garantire la maggiore attenzione, la migliore attenzione su ciò che è il plesso scolastico, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico, tematiche molto importanti dibattute già, diciamo, dai livelli politici, istituzionali, sovracomunali, governo e comunità europea fanno ormai fronte comune, regione compresa, per dare maggiore supporto con le finanze verso questo settore di intervento. Il Comune di Ugento si è rivelato attento particolarmente già dalle iniziali fasi di presentazione dei progetti in dotazione, sui quali avevamo investito anzitempo. Siamo riusciti a raggiungere in questo caso l'ammissione a finanziamento di un progetto per la riqualificazione energetica pari a 1.131.000 euro, finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dal Comune di Ugento per la somma complessiva di 113.000 euro. Se il progetto di efficientamento energetico prevedeva naturalmente il rivestimento con il cappotto verticale ed orizzontale dell'intero plesso scolastico, che questo è diviso in due, quindi abbiamo l'ala della scuola materna e questa ala della scuola media, altrettanto vero è che siamo intervenuti, diciamo, una volta cambiati gli infissi esterni, anche a garantire quel maggiore supporto, e quindi attraverso l'ulteriore investimento di ben 255.000 euro, questi ultimi tratti dal fondo di bilancio dell'ente, quindi dal nostro bilancio comunale, siamo riusciti a dare alla fruizione pubblica quel di più, quell'articolazione, quel colpo d'occhio che oggi è rappresentato da questo pavimento in simil parquet, dalla sostituzione di tutte le bussole interne, diciamo, di accesso alle singole aule, e ad efficientare i corpi illuminanti, eccetera eccetera, anche e soprattutto a garantire un nuovo cablaggio, perché altrettanto importante è che per sostenere
maggiormente il diritto allo studio e all'istruzione, bisognava garantire anche la capacità, quindi la possibilità di consegnare una linea telematica, un sistema telematico del tutto nuovo e potente, così come abbiamo fatto oggi in consegna per questa scuola e nel prossimo imminente periodo con le prossime, che saranno Agazzi prima, scuola materna di Ugento e Milani subito dopo. Innanzitutto dobbiamo esprimere l'apprezzamento per questa ristrutturazione dei locali di questa scuola, perché l'educazione dei ragazzi ha bisogno anche di ambienti idonei, sia per l'insegnamento sia anche per la crescita integrale della persona. Ed è chiaro che una scuola che si apre in questa struttura e in questo quartiere, insieme con la parrocchia, diventano i due polmoni, diciamo, per una educazione alla vita civile, sociale e anche alla vita cristiana. Quindi non possiamo che esprimere l'apprezzamento e la gioia per questa riconsegna della struttura alla comunità di Gemini.